Ancora disagi per l'Unitalsi, storica associazione che accompagna i malati a Lourdes. Quattro treni fermi da questa mattina sulle linee ferroviarie francesi. Il treno della Sicilia occidentale e orientale, quello del Triveneto, quello della sezione romana laziale e quello della Calabria. Quattro treni in viaggio verso Lourdes, con oltre 2.000 persone che accompagnano pellegrini, ammalati e volontari all'annuale pellegrinaggio nazionale dell'associazione. Beh, noi siamo fermi da stamattina alle 8:30 circa, pare che ci sia stato un atto di vandalismo a una cabina francese, quindi è saltata la cabina e siamo fermi in attesa di una decisione. Pare che hanno annullato tutti i treni francesi e stanno cercando di ripristinare una linea provvisoria solo per i quattro treni dell'unità, stanno dando la priorità. Un disagio che ritorna. Erano cinque i treni fermi in diverse stazioni anche nel 2015 per l'alluvione di Cannes e nel 2014 per l'alluvione che aveva colpito Montpellier, oltre a tanti ritardi accumulati nei pellegrinaggi per scioperi e disservizi, creando spesso attriti tra Unitalsi e i vertici delle ferrovie francesi. Io ho avuto l'esperienza 3 anni fa a Toulon quando c'è stato un po' l'alluvione, siamo stati fermi un giorno e una notte. Per cui questa esperienza mi ha fortificato. Una situazione però non critica, che grazie all'efficiente organizzazione del personale di Unitalsi sta rendendo il viaggio e l'attesa dell'arrivo a Lourdes un momento di incontro, di condivisione e di festa.